loro che cosa hanno combinato. Sì. Andiamocene via. Sul presto. Vedi, vedrai che ti farà bene. Veramente crudele. Sapeva che eravamo lì e l'ha uccisa per non farla parlare. Per questo l'ha chiamata al telefono. Per fare uscire noi e poterci assalire. E l'uomo ha deciso a farci fuori tutti. Dobbiamo stare molto attenti, Yuri. È lui il responsabile dell'assassinio di mio padre. E ora sta cercando di eliminare tutti quelli che sanno qualcosa. Ma io lo ucciderò. Beh, non pensarci. Per adesso mangiamoci sopra, vuoi? Non ho fame, Yuri. Abbiamo avuto un duro combattimento. Dobbiamo recuperare mangiato. Prima però... Cosa? Devi dirmi cosa ha detto la signora Mann mentre stavate aspettando il mio arrivo. Mi ha detto che se teneva alla mia amicizia non era soltanto perché vedeva in me l'amante, ma l'uomo che poteva liberarla da ci. Allora vuol dire che quando ha parlato con me ha detto la verità? Forse è così. È stato ieri notte quando ha capito che tu eri qui, che mi ha chiesto di andare da lei alle 4. È arrivata persino a minacciarmi se non le avessi dato il mio aiuto. Ormai era ai ferri corti, Concini. Proprio ai ferri corti. E certo, è lui responsabile di tutto. Lei, mamma, ha parlato dell'anello di diamante. Ma sì, è proprio così. Mio padre aveva il diamante. Ed è per impossessarsi di questo che gli uomini di Cin lo hanno ucciso. Hanno ucciso per molto meno. Se non che mio padre, prima di essere attaccato, ha passato il diamante a qualcun altro. A quello che siamo andati a cercare questa mattina? Sono riuscita ad incontrarli. Voleva darmi un biglietto per l'aereo di domani e consegnargli il diamante al momento della partenza. Io però... Prima di lasciare questa città, devo punire quell'assassino. Ti prego, tieni. Se vuoi incontrare quel Cin, verrò io ad accompagnarti. No, ti sono grata per quello che hai fatto, ma questa cosa riguarda me. Ti prego, è un mio dovere. Ed è giusto che sia io a compierlo. E poi lo parlo da sola. No, anche io ho il dovere di combatterli. Hanno ucciso lei, Mann. E nessuno chiederà giustizia per lei. Tu come fai a conoscere il nemico di Cin? Me lo ha detto lei, Mann. Vabbè, allora ci andremo subito. Sì, certo. Però dammi qualche minuto, voglio capire.